Bella a tutti ragazzi, qui oggi siamo in una nuova puntata qua agli Adventure Brothers. In questo caso c'è Irox e oggi siamo qui per farvi vedere un unboxing del K380 della Cooler Master. E adesso andremo a vederlo in tutte le sue caratteristiche. Ed eccoci qua, alla fine siamo arrivati. E beh, questo qua è l'unboxing di questo case, appunto. Un case a mio parere ottimo per quanto riguarda la sua qualità, qualità-prezzo, per quanto riguarda il suo rapporto qualità-prezzo, appunto. Questo, scusatemi, ma è il mio primo unboxing in cui parlo più o meno delle sue caratteristiche in generale, dunque perdonatemi se non sono totalmente persuasivo in queste cose. Allora ragazzi, questo è il case, ovviamente mi è arrivato da Eprice, l'ho ordinato, non dal loro sito ufficiale, però comunque davvero è un ottimo case, eccolo qua appunto. Il suo stemma davvero davanti è una cosa stupenda secondo me. Ed eccoci arrivati una volta tolto dalla scatola. Questo è come si presenta questo case, davvero il suo imballaggio è ottimo, non ha riportato nessuna tipologia di danni oppure graffi sul case. Davvero, neanche nonostante questo pacco sia stato in giro davvero molto, non ha riportato nessun segno. Allora, eccolo qua davvero. A me come case è davvero piaciuto. Io adesso ho il computer qua in parte, davvero è bello anche da vedere, assolutamente. Ma parliamo delle caratteristiche un po'. Ecco qua, vabbè, lasciate perdere ragazzi che ho fatto un unboxing un po' ballerino, perché comunque è uno dei miei primi. Ok, qua davanti possiamo già subito notare delle porte. Ci sono una porta USB 2.0 e una porta USB 3.0. E inoltre ci sono anche due pulsanti per... due entrate per microfono e entrata audio, dove ci potrete collegare cuffie o quello che vi pare. E mentre a sinistra trovate un pulsante di riavvio. La posizione di quel pulsante è davvero inusuale secondo me, però non saprei, sono pareri personali. Mentre davanti sopra possiamo notare che c'è il pulsante d'avvio. Davvero quel pulsante mi ha colpito, perché è anche illuminato con dei LED sia sopra che sotto, dove si potrà mettere un lettore DVD lì sotto illuminato. Andando avanti con l'unboxing, possiamo notare qua sotto le varie entrate per i DVD e sotto lo stemma di Cooler Master, ovviamente tutto, come potete vedere, protetto da dei filtri antipolvere. Qua potete trovare una ventola all'interno del case da 120 mm con dei LED rossi. Mentre qua andiamo a vedere la parte laterale, qua tentavo di togliere con la plastica protettiva del vetro in live, ma è una cosa che non bisogna fare, infatti ho pausato il video, ho continuato dopo. Ma ho notato che c'era anche dentro, dunque ho lasciato perdere. Andiamo dietro il case, qua possiamo notare due entrate per il raffreddamento a liquido che si possono comodamente installare. E qua sotto troviamo il vano per l'alimentatore. Davvero, sotto mi piace averlo, perché io nell'altro case ero abituato a averlo sopra. Qua ho notato stupidamente questa vano e pensavo che era un contenitore. Ho più o meno provato per tipo 10 minuti a tentare di aprirlo, ma dopo alla fine ho scoperto che era semplicemente un vano porta oggetti. Una volta che avevo picchiato la testa, che alla fine avevo capito che non era un vano un contenitore, alla fine sono andato avanti con l'unboxing. Qua dietro adesso tenterò di aprire, ovviamente davvero all'inizio le viti sono strette davvero tanto, ho dovuto utilizzare un cacciavite per aprirle. Dentro davvero c'è molto spazio, io non ho avuto nessun problema per installare cavi o quant'altro. Anche dietro nella parte per nascondere i cavi davvero si può fare un bel cable management, o come diavolo si dice, il mio inglese fa pena. Per aprirlo basta semplicemente un tocco, non ci vuole nulla. Eccolo qua il nostro interno del case, davvero molto spazioso. Sotto possiamo notare, e sopra anche, filtri antipolvere comodamente rimovibili come vi pare. E qua troviamo i cavi per il lato anteriore del case da collegare sulla scheda madre. Possiamo installare in totale qui 5 ventole,
dalla grandezza di 120 mm sulla parte frontale, allora frontale, posteriore, in alto e in basso. Davvero c'è una grande quantità di ventole che possiamo installare su questo Caves. Ah, e la quinta ovviamente è sul pannello frontale, laterale, scusatemi. Ovviamente potete scegliere il colore che volete, ma dato che la ventola davanti è rossa, io le prenderei tutte rosse. Altre informazioni aggiuntive che vi posso dare sono quelle del prezzo, ovviamente. Questo case l'ho pagato all'incirca 48 euro da Amazon. Potete comprarlo anche da ePrice o qualsiasi altri siti che vogliate comprarlo. Relativamente il prezzo in base alla qualità direi che è giusto, anzi è anche poco secondo me, dopo sono pareri personali come ho detto. Beh ragazzi, questo unboxing si avvia verso la fine, spero davvero, ve lo consiglio questo case, secondo me è un ottimo case in rapporto ovviamente qualità-prezzo. E da Irox è tutto, io vi dico solo che dovreste comprarlo e alla prossima, ciao ciao!